Nuovo appuntamento con Tra le righe, incontro con l'autore. Idealmente questa settimana ci spostiamo a Milano per presentarvi un libro che raccoglie 12 storie davvero edificanti. Siamo collegati via Skype con il suo autore, Vittore De Carli, che saluto e ringrazio per essere con noi quest'oggi. Ciao Vittore, benvenuto. Ciao Paola e ciao a tutti gli telespettatori. Allora, il libro si intitola Come seme che germoglia, sacerdoti nella malattia, edito dalla libreria editrice Vaticana. In questo libro racconti, metti insieme 12 storie di sacerdoti che anche se hanno incontrato sulla loro strada la malattia, anche se sono nati con una disabilità, rappresentano un seme di speranza che germoglia. Beh, noi siamo abituati a parlare dei sacerdoti solamente quando abbiamo bisogno, li incontriamo da piccoli, quando ci accostiamo ai sacramenti, cresciamo con loro, ci aiutano a crescere i nostri figli negli oratori e poi anche loro, adagio adagio, gli amici di Gesù diventano anziani. Alcuni invece sono colpiti sin da giovani dalla disabilità. E in questo libro do voce a delle persone che solo in parte hanno avuto la possibilità di portare alla conoscenza del pubblico la loro storia. Questa storia d'amore che continua ogni giorno salendo all'altare per celebrare la Santa Messa, nonostante la malattia che hanno o la disabilità che li affligge ormai da tempo. C'è la storia di Don Francesco, di Don Raffaele, di Don Andrea, Don Giorgio, Don Silvio, Don Maurizio, Don Claudio, Don Mario, Don Salvatore, ancora Don Francesco. Insomma, raccogli delle storie di sacerdoti viventi, ma ce n'è anche una di un sacerdote che non è più tra noi, almeno fisicamente. Una battuta su ciascuno di loro, Vittore. Guarda, Don Francesco Cristoforo lo conosciamo tutto. È un sorriso con le gambe storte, è un percorso di vita personale e familiare intenso e genuino. Oggi, dice lui, sono un sacerdote felice e sereno, ma impressionato molto quando l'ho intervistato perché mi ha raccontato la sua gioventù, quando la gente lo derideva perché camminava in punte di piedi. Don Raffaele Alterio, ecco, un grande personaggio napoletano. Pensate, siamo agli inizi degli anni 60, lui giovane studente di teologia sta tornando da un pellegrinaggio a Lourdes e solitamente si torna da Lourdes con una grazia, con un sorriso. Lui rientra da Lourdes e praticamente questo giovane perde la vista, e da allora cosa fa? Va in Svizzera dove ha una cugina a curarsi e la cosa più bella non aveva i soldi per pagare né il medico né l'albergo dove alloggiava e lì da buon italiano napoletano si mette a suonare nei bar e raccoglie il suo autofinanziamento che poi riporta a casa a Napoli e pensate il giorno dell'ordinazione della prima messa al Oremus, allora la messa veniva celebrata guardando l'altare, non guardando i fedeli, diventa cieco e da quel momento inizia la sua seconda vita ricca di gioia e soprattutto di calore umano. Don Francesco Reboli è un giovane, va al mare con i ragazzi durante il Gres, come tanti nostri sacerdoti, accompagna questi ragazzi, poi in un tuffo rimane paralizzato. Ora è nella diocesi di Udine e Vittorio Veneto è un sacerdote, soprattutto vicino ai giovani. Don Andrea Giorgetta, il più giovane, 30 anni, è ammalato di fibrosi cistica. Lui vive 6 mesi all'anno all'ospedale. È stato ordinato sacerdote lo scorso anno. Il suo scopo è quello di aiutare le persone malate di fibrosi. Veramente una testimonianza molto importante. Don Giorgio Ronzoni, siamo nella parrocchia di Santa Sofia a Padova, una delle parrocchie più importanti che abbiamo. Ecco, Don Giorgio è sempre presente, quella sera sta andando a trovare i ragazzi al Grest, fa un incidente stradale e lui rimane sulla carrozzina. È sempre stato un grande estimatore delle parole di Giovanni Paolo II e di Cardinal Martini. Lui vive la sua vita ancora oggi
e soprattutto la condivide con i suoi parrocchiani. Quello che mi ha colpito fra Francesco Scialpi. Fra Francesco Scialpi, 3 anni fa, siamo a Santa Chiara, ad Assisi, durante una santa messa con 400 giovani provenienti da tutto il mondo, radunati ad Assisi. All'improvviso un tumore gli scoppia in testa. Sì, una malattia di quelle. E da allora combatte. E per lui è stato molto duro, lui che era un teologo qualificato, accettare la malattia, ma soprattutto accettare quel Dio che per tante volte l'ha avuto vicino e che in quel momento ha voluto ancora stringerlo più vicino al suo cuore con la malattia. Don Mario Monti, pensate, un ammalato di SLA che ha fatto la sua carrozzina come se fosse l'altare dove ogni mattina celebra la messa. Lui che per 25 anni è stato cappellano all'UIEVO, Istituto Europeo dei Tumori, ha vissuto in mezzo alla malattia e poi è stato colpito dalla malattia. Beh, lui amministra sempre la Santa Messa, i sacramenti, con grande intensità e tutt'oggi, nonostante la malattia fa fatica a parlare, è sempre presente. Un altro che mi ha colpito è padre Silvio Turazzi. Padre Silvio Turazzi è l'unico missionario italiano che andava in missione in carrozzina. Dopo un grave incidente stradale non si è mai arreso e fino a pochi anni fa ha continuato la sua missione in mezzo a tante persone in carrozzina. Pensate quanto è difficile già per un missionario autosufficiente andare in missione, lui invece è andato in missione. Un altro sacerdote conosciuto da molti, Don Maurizio Praticello. Lui non vuole che si chiami Don Maurizio, ma Padre Maurizio. Ecco, mi ha colpito di lui la sua esperienza quando da giovane infermiere scopre di avere una malattia non bella. Gli esami non tornano, viene curato e poi succede qualcosa inspiegabile, guarisce. E soprattutto però quello che gli rimane nel cuore è quella cappa che a un certo punto gli entra nel suo cuore. Era il giorno di San Carlo, lui se lo ricorda ancora, ed è riuscito adagio adagio a aiutare questi sacerdoti e aiutare se stesso. Lui ringrazia ancora Don Alterio, perché è stato da lui, insieme in questa comunità di Napoli, dove ci sono 4-5 sacerdoti che si aiutano vicendevolmente. Don Claudio Campa è un sacerdote da andare a trovare. Quando abbiamo chiesto la fotografia ai sacerdoti per il libro, tutti hanno mandato la foto col Papa. Don Claudio ha mandato la sua foto in carrozzina con dietro una fiumana di ragazzi dell'oratorio. Questo ti dimostra quanto ha fatto. Lui è stato colpito dalla SLA. Era una sera durante la processione del Corpus Domini, aveva in mano il Santissimo, a un certo punto gli sono cedute le gambe e è caduto per terra. Un medico amico vicino gli ha detto: Don Claudio, domani mattina facciamo un attacco. L'attacco ha dato responso alla SLA. E la prima cosa che ha fatto è andato a Santiago de Compostela in bicicletta con altri 2 amici, di cui uno era il medico. Oggi, se lo andate a trovare a Torino, vi sorprende. I suoi ragazzi, che nel frattempo sono diventati ingegneri, gli hanno costruito una carrozzina perché si sentiva in difficoltà al momento dell'elevazione, della consacrazione, durante la messa. Ecco, questa carrozzina si alza e non ti sembra nemmeno che lui sia seduto come una persona in difficoltà, ma sia una persona normale. E ha costruito la chiesa, l'oratorio, a misura di persona con disabilità. È un'esperienza unica, è un sorriso, è una forza. Poi abbiamo Don Mario Galbiati. Don Mario Galbiati ha 90 anni, da 25 anni fa la dialisi. È il fondatore di 2 radio, prima Radio Maria, poi il suo nome in gergo latino, in lingua latina, Radio Mater. Ecco, è una persona che nonostante la malattia ti dà la forza di andare avanti. Credo che ogni giorno, quando si alza, quando celebra la messa, il suo primo pensiero sia per le persone ammalate e soprattutto quando si accosta alla dialisi, un giorno sì e un giorno no, il suo pensiero è il sacrificio
che tante persone, meno famose di lui, dice, ogni giorno danno questa sofferenza per la redenzione delle anime. Infine, lo dicevi tu, Don Salvatore Mellone. Ho letto tanto su di lui. E ti dico, l'ho scritto col cuore questo pezzo. E soprattutto quando ho potuto parlare con sua madre, ho capito il bene che Don Salvatore, in questi pochi giorni di sacerdozio, ha dato, ha lasciato, e soprattutto la bellezza della sua persona, della sua anima, della consacrazione a Dio. Vedi, tante volte oggi noi parliamo dei giovani un po' superficialmente. Don Salvatore Mellone era un giovane come tanti, che forse siamo noi che non ci accorgiamo della loro presenza. Vittore, abbiamo fatto, hai fatto, e ti ringrazio per questo, un excursus di pochi secondi su un focus su ciascuno di questi sacerdoti. Abbiamo cominciato con Don Francesco e concluso con Don Salvatore, due sacerdoti che conosco molto bene, le cui storie appunto hanno incontrato anche la nostra emittente, hanno incontrato anche Padre Pio TV. Io vorrei ricordare nuovamente il titolo del tuo libro. Non l'ho fatto prima e avrei dovuto presentarti dicendo che sei giornalista, scrittore e anche presidente dell'Unitalsi Lombarda, quindi ci unisce anche questo amore per l'Unitalsi e sono contenta di questo. Ricordo il titolo del tuo libro, Come seme che germoglia, sacerdoti nella malattia, edito dalla LEV, la libreria editrice Vaticana. Ci sentiremo prossimamente per altri due libri. Uno che spero tu possa pubblicare presto, e un altro che hai pubblicato nel 2018 e riguarda una tua esperienza personale. Quindi spero tu voglia tornare qui anche idealmente per parlarne. Grazie Paola, ringrazio Teleradio Padre Pio per il bene che fate, per la testimonianza che portate e soprattutto perché riuscite a dare la voce a tante persone. Questo è l'augurio. Grazie. Sicuramente ci sto. Grazie. Grazie, alla prossima occasione, Vittore. Grazie, grazie a tutti quanti voi per averci seguito.